Non è vero. Cioè, ma siete impazziti. Voi due non potete. No, Vale, aspetta, ascolta. Non mi toccare, Stefano. Posso spiegare? Ma cosa c'è da spiegare, cosa, eh? Tu che fai, mi guardi pure. Ma non ti vergogni, eh? Parla con me, parla con me. Mi fai schifo. Mi fate schifo tutte e due. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo con la cercante. Sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore arbitro di cuori rubati. Ma perché vuoi andare a vivere da sola? È per causa nostra? Ma che dici, mamma? È solo che sento che è arrivato il momento di andarmene. Senti, neanche per me è facile lasciare questa casa. So che andandomene vi faccio del male. Proprio voi che dal male avete sempre cercato di proteggermi. Forse siamo stati troppo apprensivi, opprimenti, ma l'abbiamo fatto solo per il tuo bene. Papà, lo so, voi siete stati meravigliosi, ma il mondo là fuori non è così meraviglioso come voi mi avete sempre fatto credere. Ci sono delle delusioni che neanche voi avreste potuto evitarmi. Asia, per esempio, per me era una sorella. E poi Andrea, un bellissimo sogno svanito nel nulla. Pensi che uscendo da questa casa queste cose smetteranno di accadere? No, ma io devo prepararmi ad affrontarle. Rimanendo qui non sarò mai pronta. Ma perché non lo capite? Io per crescere ho bisogno di allontanarmi da voi. Ma cosa credi? Che scappare sia la soluzione a tutti i tuoi problemi? Ma per piacere, Giulia, allora se vuoi essere trattata da persona adulta, comincia a comportarti come tale. E cosa pensi di fare? Cercare una casa, un lavoro, cavarmela da sola. Da sola? Ma da sola come? Ingoiando barbiturici e alcol come fatto sino a ieri? Non ti permetto di rinfacciarmi tutto il dolore che sto provando. Nessuno ti sta rinfacciando niente. È che prima si cresce e poi si esce di casa, non il contrario. Tuo padre ha girato Torino una notte intera per cercarti. Ginevra, per favore. Bene. Vuole affrontare le avversità? Vuole maturare? Ha davanti il suo primo problema. Tu non vai da nessuna parte. Non vedo l'ora che nasca. Sono così curiosa di vederlo. Passo ore a immaginarlo. Sapessi quello che facevo io quando aspettavo te. E come sarà questo, come sarà quello, il colore degli occhi, dei capelli, come diventerà. Era un tormento per tuo padre. E tu, papà, come sei sopravvissuto? Papà? Papà, che hai? Sei sicuro di star bene, Paolo? No, no, scusatemi, non mi sento tanto bene. Questa mattina all'università ho incontrato Alessio Fantoni, te lo ricordi? Ma chi? Quello studente, quello che hai respinto? Allora? E allora ho fatto un'idiozia. L'ho accusato di essersi intrufolato in casa nostra per vendicarsi e l'ho aggredito. Aggredito? Ma di che state parlando? Chi è questo tizio? Paolo, ma come... Com'è aggredito? Che vuol dire? In che senso? Ma sì, ho urlato un po', gli ho dato qualche strattonata. Non so. Ero convinto che fosse stato lui. Ma poi qualcuno mi ha spaccato il vetro della macchina. Ecco qua. E mi ha lasciato sul sedile questo, guarda. La tua laurea? Ma allora chi è entrato in casa nostra ti ha seguito? Sa dove lavori? Eh sì, il nostro ladro sa molte cose sul mio conto. È il rettore dell'università, vuole parlare. Sì, professore, buonasera. Lo so, è deprecabile. È un episodio gravissimo. Sono d'accordo con lei. D'accordo.
Ci possiamo vedere tra 2 ore nel suo ufficio. La ringrazio, buonasera. Valentina! Stop, aspetta, stop. Fammi parlare. Ma cosa vuoi dirmi, Stefano? Ho visto tutto. E lo sai come mi sento adesso? Lo sai come mi sento morire? Come hai potuto, Stefano? Cioè, io mi fidavo di te, ci credevo in te. Pensa che ero venuta per parlarti di noi, per recuperare il nostro rapporto. Accidenti a te. Ma cosa sei tu? Il peggiore degli uomini? Facevi l'innamorato? Il geloso? Erano tutte bugie allora, no? Evidentemente non te ne è mai fregato niente di me. E probabilmente era tutta una scusa per poterti portare a letto. No, non è vero. Non è vero. Ma quanto sangue freddo ci vuole per tradire così? Aspetta. Non puoi dirmi questa cosa e andar via senza ascoltarmi. Stefano, lasciami in pace. Io non voglio vederti mai più. Non è rinfacciandomi le mie colpe che mi tratterrai. No, hai ragione. Ma posso chiederti come pensi di mantenerti o quello è un capitolo a parte? Potrebbe cominciare a lavorare da me. Certo. Lei fischia e tu corri. Lei deve studiare, lo vuoi capire? E poi, ma che maniera è? Entrare senza titolo nell'attività del padre, la perfetta raccomandata di ferro. No, infatti non sarebbe la soluzione migliore. Ti ringrazio, ma... No, ma il mondo là fuori è pieno di persone che lavorano e studiano contemporaneamente. Io non sarò né la prima né l'ultima. Giulia, ma io non ti riconosco più. Ma tutti i tuoi interessi, la tua passione per l'arte. Ma ci credevi così tanto? Ci credevo, sì. Come credevo nell'amore. E pensavo di aver trovato in Andrea l'uomo della mia vita. Ma mi sbagliavo. Io adesso non lo so più in cosa credo. Ma so in cosa ho bisogno di credere, in me stessa. E per farlo io non devo più appoggiarmi a voi. Eh certo. Adesso essere genitori presenti, responsabili, è un errore. Ma ti rendi conto? Sta dicendo che l'abbiamo protetta troppo, che l'abbiamo amata troppo. Ci siamo occupati troppo di te, è questo che stai dicendo? È proprio questo il punto. Io potevo benissimo non pensare a me stessa, perché tanto c'eravate voi. Adesso basta. Giulia, aspetta, non credi? Io non sto correndo troppo. Che vi piaccia o no, io me ne vado da questa casa. Buongiorno, professore. Professore? Mi scusi, professore. Mi scusi, posso osservarla? Sì, sì, certo. Mi dica. Ho quasi finito la relazione sull'esperienza pratica guidata. Pensavo di consegnargliela domani. La trovo in facoltà, vero? Sì. In facoltà, certo. Grazie, professore. Sei stato zitto tutto il tempo. Sembra quasi che ti faccia piacere che Giulia se ne vada di casa. E cosa avrei dovuto fare? Sentiamo. Non lo so, cercare di fermarla, farla ragionare. E invece tu l'hai soltanto incoraggiata. Ho solo proposto un buon compromesso. Si chiama mediazione, è presente? Senti, qualsiasi cosa fosse, non ha funzionato. Beh, troveremo qualcos'altro. Dai, Ginevra, non sei madre da un giorno. Lo sai che i figli, più gli ostacoli, più ti si mettono contro. Vabbè, assecondiamola allora. Prima voleva fare il veterinario, poi il meccanico, poi il critico d'arte. Era una bambina. Sì, una bambina molto volitiva. Se fosse stato per lei, questa casa sarebbe stato prima un ricovero per animali abbandonati, poi un enorme loft con le pareti in plexiglass e l'officina al posto del salotto. Ha sempre avuto molta fantasia. Sì, appunto, fantasia. Sta fantasticando per sfuggire alla realtà, perché non vuole affrontare il dolore. E questo non mi sembra un comportamento da persona adulta. Sai una cosa? Somiglia a mio padre. Quando lasciai casa e famiglia per fare il pilota di rally, mi disse che voleva ammazzarmi solo per fargli un dispetto. Sono stati tempi duri, ma mi sono serviti a crescere, a maturare. Ma tu sei sempre stato un uomo forte. Anche Giulia è una donna forte. Ma per quanto forti si possa essere, conquistare la propria indipendenza non è mai facile. E più che conquistare l'indipendenza, mi sembra che se la stia prendendo, o mi sbaglio? E
sento sopravvissuta a un terremoto. Lei urlava, sbraitava, era arrabbiata, delusa. Io cercavo di spiegarmi, di parlare, ma lei niente. Odio, odio, odio puro, nient'altro che odio. E lo sai che c'è? Che lei mi ha trattato come mi meritavo, perché io sono proprio una stronza. Allora siamo in due. Dio, come ci deve essere rimasta male. Mi sento così in colpa. Non so se riuscirò a guardarla negli occhi. Io e Valentina non siamo mai state molto amiche. Però lei mi ha accolto nella sua famiglia come una sorella. E io che faccio? Vado a letto con il suo ragazzo. Sono proprio una sorella. No. Non dire quello che... E poi tu non ti sei portato a letto nessuno. Quello che c'è stato, se c'è stato, c'è stato perché eravamo entrambi a volerlo. Lo stai dicendo davvero? O è un modo per non farmi sentire in colpa? Mamma. Stefano, a me non serve il tuo conforto. Ho fatto l'amore con te. Lo farò altre mille volte. L'unico modo per non sentirmi in colpa è sapere se per te è stato magico come lo è stato per me. Consigliato di prendermi una breve vacanza per ponderare e riflettere. Perché hai accettato? Non avevo altra scelta, o perlomeno non me l'ha data. Però questa vacanza forzata è come una missione di colpa. Ma io lo chiamerei piuttosto un bel fallimento. Ma insomma, non esageriamo adesso. In fondo, non hai fatto niente a quel ragazzo. Allora, scusa, che cosa dovrebbero fare a quello che ti ha spaccato il finestrino? Dargli l'ergastolo? Mamma ha ragione. E in fondo tu potresti aver ragione sospettando di quei fantoni. Beh, non direi. Perché io ho commesso l'errore di accusare un innocente. Questa è la verità. E questo chi lo dice? Lui? Può benissimo aver avuto un complice. Mentre lui faceva finta di discutere con te, l'altro ti faceva quel bel lavoretto alla macchina. Asia, non mettiamo altri sospetti inutili. Non mi pare il caso. Papà, bisogna andare in fondo a questa storia. La gente come questa bisogna fermarla in tempo. Altrimenti si sentirà impunita e continuerà a divertirsi alle nostre spalle. Asia, l'episodio dell'altra notte non si ripeterà più. Tu devi stare tranquilla e serena. E me lo spieghi come faccio a stare tranquilla e serena sapendo che c'è qualcuno in giro che è entrato in casa nostra e mi ha aggredito? Ma no. Non ti succederà più niente, né a te e né alla mamma. Vi do la mia parola. Io però continuo a chiedermi se, come sembra, non è stato questo ragazzo. Allora chi è stato? Chi è che ti odia tanto da creare tutto questo putiferio? Ecco, questo è il mio dilemma. Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Giulia, aspetta. Dove stai andando? Mamma, spostati. Senti, smettila di comportarti come una bambina. Ah, io sarei una bambina. E tu che te ne stai lì con le tue convinzioni e non cerchi nemmeno di capire quello che voglio dirti. Ascolta. No, io ho ascoltato fin troppo. Ogni volta non fare questo, non fare quello, questo è bene, questo è male. Io volevo solo parlare, che ho trovato un muro. Allora adesso io ti parlo e tu mi stai a sentire. Ele, io sono stato benissimo con te. Davvero. E che temevo il contrario. Ti ho sentito freddo, pentito. Stai a vedere che mi odia. Tanto il casino l'ho combinato. Ele, io non mi pento di quello che c'è stato fra di noi. Io ti volevo, ti desideravo ed è stato semplicemente magnifico. Mi sento in colpa. Lo so. So quello che stai provando. Anch'io mi sento uno straccio. Non faccio altro che pensare a Valentina. Io sento quello che lei sta provando, capisci? Io ero il suo ragazzo. Io ero colui che doveva darle amore, di cui si poteva fidare. Che cosa ho fatto? Non ho trovato niente di meglio da fare che portarmi a letto la sua compagna in stanza. Bella mossa, Stefano. Bella mossa. Non ce la faccio a rientrare in casa Rocca. Ma mi sa che prima o poi devi farlo. Non c'è altra soluzione. No, credo proprio di sì. Ma con che faccia mi presento? Ho tradito la loro fiducia, sono stata accolta come una di famiglia. E io che faccio? Mi sa che Rocca l'ho persa davvero stavolta.
succede? Sono stupida. Sono stupida. Ma io voglio sapere perché. Io cosa ho fatto per meritarmi questo? Che succede, va? Oh, magari se parli con me non ti passa, eh? Non mi passa, non mi passa, sono stupida. C'è tuo Stefano, vero? Chiara, ti dispiace, vorrei parlare con tua sorella. Nonna, va anche tu. Non voglio parlare con nessuno, voglio rimanere da sola. Se vuoi continuare a piangerti addosso. Sono andata a casa di Stefano e la porta era aperta e lui stava là tra le braccia di Eleonora e si stavano baciando davanti a me. Stefano, il mio Stefano, quella persona con cui vivo, una di famiglia. Io e papà abbiamo sempre cercato di darti il meglio e forse abbiamo sbagliato, ma non è una colpa, no? Ecco, io ci tenevo a dirti questo prima di continuare. Mamma, guarda che io non me ne vado per punirvi. Io qua sono stata benissimo, ho avuto un'infanzia e un'adolescenza stupende, ma poi arrivano i problemi, i dolori e anche questo serve a crescere, no? Ma certo, però... Però si paga. Cavoli, se lo so se si paga. Io ero pronta a dividere la mia vita con un uomo... Che mi ritrovo? Niente, devo ricominciare tutto da capo. E mi è costato, tu non sai quanto mi è costato. Però spero che almeno questo dolore non sia stato inutile. Ma io adesso me ne devo andare, perché io vorrei che un giorno voi foste fieri di me. Tesoro, ma noi lo siamo già. E io sarò ancora più orgogliosa se tu accetterai un mio consiglio. Fai le tue scelte, ma falle con intelligenza, senza fretta. Perché vedi, la fretta non porta a niente. Crescere vuol dire cambiare. Ma i cambiamenti troppo repentini non sono duraturi. Lo so, mamma. Allora, senti, facciamo un patto. Tu prima ti cerchi una buona sistemazione, un lavoro che ti possa permettere di continuare a studiare e poi ne riparliamo. Andata. Allora, non mi licenzi? Ti vado ancora bene come mamma? Tieni, Valentina, prendi questa. No? Almeno ti distendi i nervi. Vale, vorrei far tanto qualcosa. Puoi cancellare quello che è successo? Servirebbe a farti stare meglio. La realtà va accettata, per quanto brutta sia. Ma sono io che ho sbagliato, perché dovevo capire tutto prima. Ma come ho fatto ad essere così cieca? Facevi a pensare che sarebbe finita così. Il nonno ha ragione. Mica è una palla di cristallo per vedere il futuro. No. Ma conosco Stefano. Anzi, credevo di conoscerlo. Stefano è la più grande delusione della mia vita. È il mio più grande fallimento. Sarò in ufficio prima delle 5, quindi posticipi tutti gli appuntamenti. Sì. D'accordo, d'accordo, è più tardi, arrivederla. Allora, com'è andata? Ci hai parlato? Sì, ma forse sono stata un po' troppo morbida. Scusa, prendo da bere. Sì, è che ha una gran fretta di andarsene e di trovare un lavoro. Soltanto per oggi ha già fissato due colloqui. E che genere di colloqui? Ma non lo so esattamente, qualcosa che ha a che fare con le pubbliche relazioni. Pubblica relazione? Non mi sembra molto portata. Al minimo accenno di conflitto se ne va sbattendo la porta. È proprio questo che mi preoccupa. Perché se non troverà niente subito, potrebbe deprimersi ancora di più. Comunque anche un colloquio è andato male, fa esperienza, no? Vedremo come se la cava. E come vuoi che se la cavi. Pensa che mi ha chiesto in prestito un mio New York e la mia vecchia di 10 anni.
come se bastasse quello a dare credibilità. Te l'ho già detto e te lo ripeto. Non devi più rivolgermi la parola, mai più. Chiara, per favore, questa faccenda riguarda Eleonora e tua sorella, non te. E invece sì che mi riguarda. Guarda che questo è un tradimento verso tutti noi, poi stai lì fermo in silenzio. Chiara ha ragione, nonna. Non vorrei mica prendere le sue difese anche questa volta, spero. Ma che pensate? Che il suo comportamento mi faccia piacere? Senti, questo colpo basso te lo potevi anche risparmiare. Dico, ma io dico, come ti è passato per la mente di fare una cosa del genere? Forse se mi lasciate spiegare. Ma che cosa vuoi spiegare? A me non devi spiegare niente, guarda. Anzi, io penso che voi due abbiate qualcosa da dirmi. Quindi noi andiamo, Chiara? Via. Tu sei solo una. Ok, ok, mettiamola così. Puoi odiarmi e basta, oppure starmi a sentire e odiarmi dopo, con calma. Scegli tu. Che carina. L'hai presa tu? Sì. È un bel colore, eh? Sì. Senti come scalcia. Com'è? Cosa? Cosa che dici? Non gli piace il giallo. Già, è vero. Ehi, credo che questo ranocchietto ci darà del filo da torcere. Tu sei sicuro che facciamo un affare, sì? Sentiamo. Io sento soltanto un brontolio. Non è che ti è presa fame per caso? In effetti ho una fame da lupi. Ecco. Anzi, sento un buonissimo profumino proveniente dalla cucina. E Luca che fa il ragù, chissà cosa ci ha messo dentro. Beh, io vado ad assaggiarlo. Buona idea. Uno spuntino non ha mai ammazzato nessuno. Già. Paolo, vuoi qualcosa? No, no, grazie. Ti raggiungo dopo. Sì. Sì, pronto. Pronto. Ciao, dottor Galante. Mi riconosci? È da molto che non scambiamo quattro chiacchiere. Ma chi parla? Pronto. Mi vuol dire chi è? Lo scoprirai presto, chi sono. Prima di quanto tu creda. Senta, smettiamola di fare questi giochetti. È chiaro? Giochetti? Credi che io sia uno dei tuoi patetici pazienti? Guarda dentro la tua borsa da lavoro. C'è una sorpresina che ti aspetta. La mia mente che prende volo.